Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, gli amanti 3 anni fa. Ho parlato per la prima volta con la persona che stiamo per richiamare, ma nel mentre c'è stato un piccolo video di un certo... Aspetta, come si chiama questo? Ve lo faccio sentire. Davide. Ciao, Cesena. Sono Davide. Ciao. Mi dispiace, che tenerezza. Non parlo italiano. Solo un po'. Un po'. Questo video... Ma che bello. Che bellissimo. Quanta tenerezza. Grazie veramente. Grazie mille. Stiamo arrivando. Stiamo arrivando, così diceva. Che bellissimo. Che Dave bellissimo. Grohl a Fabio Zaffagnini, poi il fondatore, l'alfiere, anzi, di Rockin' Mille, che abbiamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Fabio, che bello risentirti ancora dopo 3 anni. Ancora ti commuovi dopo questo video? Di la verità. Beh, sì, devo dire che mi fa ancora un certo effetto. Mi sembra quasi che non sia successo. Allora, sì. Per chi era da 3 anni nello spazio, e, esattamente 3 anni fa, 1000 persone, o comunque c'è stato uno dei crowdfunding più folli della storia nazionale, almeno allarghiamo forse con poca fantasia al livello europeo, ma comunque delle persone hanno detto: perché non facciamo un concerto, comunque facciamo suonare 1000 persone creando la più grande rock band della storia, ma per un preciso motivo, per portare i protagonisti della canzone che suoneremo in gruppo a Cesena, o comunque a casa nostra. Il crowdfunding è andato in porto. Fabio è appunto uno delle menti che ha portato questa idea folle a realizzarsi, concretizzarsi. Io ho davanti il primo video di Rockin' Mille, che ha 48 milioni di visualizzazioni. In mezzo c'è stato il concerto dei Foo Fighters, che effettivamente hanno raccolto la proposta e sono arrivati a suonare in Italia, dopo a Cesena, sì, ma erano anche stati in Italia da poco, relativamente poco. Ma la cosa più interessante è che l'esperienza Rockin' Mille non è finita lì, ma non è neanche finita dopo il primo episodio. Ci sono stati altri 2 concerti, sempre più grandi, ma soprattutto oggi, dopo 3 anni, risentiamo Fabio perché vogliamo sapere che vita ha il progetto, come sta e dove sta andando. Quindi, palla a te, raccontaci come sono andati gli ultimi 3 anni a questo punto. Ma finita l'avventura di Foo Fighters, ci siamo guardati tutti negli occhi, insomma, tutti noi del team, e ci siamo detti che non poteva finire. Sicuramente non potevamo rifare la stessa cosa che avevamo fatto per i Foo Fighters, perché avevamo paura che non funzionasse, e quindi abbiamo detto: ok, 1000 persone che suonano, oltre ad essere un grande tributo, sono anche un grande spettacolo, quindi cerchiamo di muoverci come se fossimo una vera e propria rock band. E quindi abbiamo cominciato a organizzare dei concerti coinvolgendo migliaia di persone un po' provenienti da tutto il mondo. Li mettiamo su un palco, li facciamo suonare negli stadi, e abbiamo suonato l'anno scorso allo stadio di Firenze con Courtney Love, abbiamo suonato allo stadio di Cesena, e quest'anno andiamo all'estero, faremo un grande concerto allo Stade de France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Francoforte. Quindi è la prima volta in cui andiamo all'estero per fare qualche cosa di molto grande, e siamo molto orgogliosi. Ci piace l'idea di coinvolgere musicisti da tutto il mondo, farli suonare tutti insieme, regalare loro un'esperienza incredibile e creare uno spettacolo che anche per il pubblico è indimenticabile. Lo spettacolo è assicurato ed è stato anche immortalato di nuovo, superando anche i limiti tecnici, con un disco e un DVD del live a Cesena che stiamo sentendo. Sì, abbiamo fatto un disco del primo concerto, un disco che è andato molto bene, e sempre per dimostrare che musicisti che per la maggior parte non sono abituati al grande palcoscenico, quando stanno insieme, quando sono in tanti, riescono a regalare uno spettacolo e a produrre una musica che è degna davvero di una grande rockstar, perché i numeri che riusciamo a fare con la nostra band, che oramai conta oltre 16.000 musicisti, sono degni davvero di un grande nome internazionale. Siamo tutti molto orgogliosi.
Il progetto è diventato grande, grande quanto anche l'amore che vi portate dietro. Io personalmente vi posso dire che non essere stato a Cesena a suonare è forse uno dei più grandi rimpianti della mia vita. giuro. Vabbè, ci sono altre occasioni, fortunatamente ci sono occasioni tutti gli anni e quindi ti aspettiamo solo per partecipare. Se andate sul sito www.rockin1000.com, effettivamente trovate vari pulsanti di partecipazione, vieni a suonare, iscriviti, quindi insomma è tuttora aperta la possibilità di partecipare a questa gigantesca rock band. Il processo di selezione va avanti tutto l'anno, non si ferma mai, e chiunque voglia si può iscrivere, deve mandare un link a un video attraverso il quale noi capiamo se la persona ha effettivamente le capacità minime per riuscire a partecipare, e una volta che ha superato questa selezione entra a far parte ufficialmente della band, e tutte le volte che organizziamo qualche cosa hanno la possibilità di partecipare. I primi 1000 partecipano, gli altri vanno in lista d'attesa. La macchina Rockin' 1000 è talmente affascinante, è talmente semplice per 4 persone, 5 persone come erano i Beatles, i Rolling Stones, che allargandola, aggiungendo 2 zeri a questo punto al numero dei partecipanti, è una cosa veramente affascinante. E organizzare delle prove settimanali per un gruppo di 16 anni è forse una delle cose più complicate del mondo. Immaginiamoci per tutti farlo questo. Per 1000 è anche affascinante la comunicazione, comunque il modo con cui Fabio e tutto il team di Rockin' 1000 continua a raccontare, a far sì che non è un episodio da video virale come la gente che su YouTube si fa male in modo strano, ma è una cosa che va oltre il "che bello, che bellissimo" di Dave Grohl, il concerto gigante, è una cosa più grande che è appunto... Posso dire che surfa sulle onde del rock, usando anche un giro di parole un po' vetusto, però il carico emotivo è veramente incredibile, e seguire con la dedizione con cui tutta la band si muove e viene mossa è un lavorone praticamente. Incredibile. Senti, Fabio, ci saranno delle altre collaborazioni, diciamo, prestigiose in vista, ammesso che si possano dire, se no basta un sì o un no. Allora, noi ci proviamo sempre a coinvolgere dei grossi nomi, ogni tanto ci riesce, ogni tanto no. Al momento non abbiamo niente di certo, quindi non voglio creare delle aspettative che potrebbero essere disilluse, però ci stiamo lavorando. Benissimo, va bene. L'ultima domanda. Quindi continuate a seguirlo. Esatto. Come possiamo continuare a sostenere il progetto Rockin' 1000? Oltre a venirvi a vedere in ogni concerto, e quindi anche seguirvi nella tournée, come possiamo fare? Sicuramente se c'è qualche musicista all'ascolto e vuole venire a far parte della nostra band, le porte sono spalancate, e poi dopo continuare a seguirci sui nostri canali social, sul sito, su Instagram, per continuare a far crescere questo movimento nato dal basso, che coinvolge persone che hanno una passione sconfinata e se hanno l'occasione riuscire a venire ai nostri concerti, perché sono qualcosa di indescrivibile, cioè il suono generato da 1000, 1200, 1500 persone è un qualcosa che davvero bisogna ascoltare e vedere, perché non si può spiegare. Quindi il consiglio che do a tutti è quello di continuare a seguirci e prendersi un po' di tempo per venire a partecipare. Assolutamente. Nel frattempo, se volete, sempre sul famoso sito di cui vi ho parlato prima, www.rockin1000.com, c'è anche un pregevole shop con delle adorabili cose del Rockin' 1000 che adesso ho scoperto. E sai cosa regalare? No, compresa la maglietta con vessicchio e vessicchio Bowie, che è secondo me incredibile. Quindi magari è anche un ulteriore modo per supportare la causa, ecco, chiamiamola così. Sì, abbiamo fatto diventare anche Peppe Vessicchio un rockettaro. Ah, sì, ma lui secondo me dentro lo è sempre stato. Non si può dire di no. Grazie mille Fabio Zaffagnini. Adesso mi sa che concludiamo con una cosa vostra. Sì, pensare che appunto sentire i Verve con Bittersweet Symphony o appunto i Foo Fighters o i Blur fosse una cosa facile da suonare, sì, vabbè, in 1000 il click è un po' complicato da mettere a tempo. Provate a fare un medley con Jimi Hendrix,
che incontra i Led Zeppelin. L'hanno fatto, l'hanno registrato, è tutto immortalato nel DVD, nel CD That's Live. Fabio, a questo punto rinnovo la promessa che ti feci 3 anni fa, ci risentiamo presto, mi raccomando, vi aspetto. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie. Sentite un po' che medley. Grazie Fabio.